Partiamo dal Medioevo, con tutti i suoi mostri, con tutte le fantasie, i suoi miti, e arriviamo all'Oriente, attraverso l'occhio di Marco Polo. A 700 anni dalla sua scomparsa, Venezia dedica il Carnevale ad uno dei suoi più illustri cittadini. Suggestivamente intitolato Ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo, dal 27 gennaio al 13 febbraio, il Carnevale 2024 avrà come tema conduttore il viaggio. Un viaggio vero, denso di incontri e di scoperte, ma anche un viaggio immaginario, di invenzioni e fantasia, oppure ancora un viaggio interiore, un percorso alla ricerca di se stessi. Il Carnevale moderno ha sempre voluto seguire le scadenze, pensiamo ai 1600 anni di Venezia. Il tema di quest'anno è particolarmente suggestivo e arricchirà con delle caratteristiche particolari una struttura peraltro consolidata, perché il Carnevale di Venezia deve mantenere anche le sue caratteristiche, che negli ultimi anni sono quelle della massima diffusione sul territorio e anche di questo allargamento del programma ai tre weekend. Come sempre a Venezia, storia ed arte donano spessore culturale ad iniziative che poi sono di festa pura, di un divertimento che in quei giorni sarà diffuso in tutto il territorio cittadino, dalle isole alla terraferma. 180 artisti di strada, circensi bravissimi, sparsi per tutta la città. Poi avremo anche il Capodanno cinese, quindi un pezzo d'Oriente, come si diceva, ci sarà anche veramente qua dal vivo. E poi avremo il dinner show al Palazzo Calergi e all'Arsenale, il grande spettacolo sull'acqua che quest'anno è particolarmente dedicato a Marco Polo.